E luce fu! Ciao a tutti ragazzi, sono Alex e benvenuti in questo mio nuovo video. Tra un mese sarà finalmente il 2019. Che cosa vi siete promessi di fare il prossimo anno? Fare una dieta? Andare in qualche posto esotico? Io sicuramente una cosa: andare al cinema! Con tantissimi film in uscita! Visto che persona triste che sono, ci saranno un'infinità di film che sono molto attesi nel 2019. E oggi sarò pronto a elencarvene almeno 10. Perciò buona visione! Al decimo posto abbiamo Aquaman. Sinceramente non sono tanto amante della DC, ma porca miseria, questo Aquaman è strafigo. E anche la sua tuta, no? Cioè, non si può dire che faccia cagare. Pensate voi che uscirà proprio il 1° gennaio, cioè proprio boom. Neanche il tempo di dire vaffanculo. Numero 9, Toy Story 4. Oh santo Dio, cioè io pensavo che avevamo finito con questa saga e invece Toy Story 4. Sentire la mia infanzia, cioè veramente, io proprio qui piango, scusate. Numero 8, Ralph spacca internet. Prima era Ralph spacca tutto, adesso spacca internet. E tra un po' forse spaccherà anche le palle, che so. Qui questo film, non so, non è tanto, come dire, tanto d'impatto. Insomma, non è tanto convincente proprio per dire che sarà una novità nel momento. Però ve lo dico subito ragazzi, in questo film ci si vede che c'è Sonic. E allora che cacchio, i miei amici vogliono andarlo a vedere. Quindi dai, accontentiamoli, insomma, che sarà mai. Numero 7, Il Re Leone. Qui ragazzi c'ho un amico che si chiama Alex, che è un fanatico del Re Leone. E di sicuro quando ha visto questo trailer, insomma, cosa posso dire? Si sarà strappato i capelli, la barba e anche i peli dalle chiappe, perché hanno scoperto che hanno fatto un nuovo film del Re Leone con gli animali in 3D, non con personaggi veri, perché mi sembra un po' tosta con animali veri. Però dai, veramente bello. Sesto posto, Shazam. E ancora qua siamo nella DC. Qui guardando il trailer, molta gente si è lamentata perché dicevano che sarebbe il Deadpool della DC. Ma cioè, stronzate che veramente. Ed è stato un peccato che all'inizio non è stato molto cagato. Ci vuole un piccolo applauso. Numero 5, Capitan Marvel. Ok, abbiamo parlato della DC, adesso parliamo della Marvel. Colei che sarà destinata a sconfiggere Thanos. Colei che sarà il nuovo supereroe della Marvel Cinematic Universe. Colei che, sì, abbiamo capito. Qui vedremo quello che c'era prima che c'erano gli Avengers. Si troveranno negli anni 90, credo, non lo so. Finalmente vedremo qua anche gli Skrull, cioè voglio dire. Però mamma mia se sono brutti, cazzo. Numero 4, Dumbo. Prima Re Leone e adesso anche Dumbo. Non so come mai la Disney gli è venuto adesso in mente di rifare tutti i film con protagonisti veri. Ma credo che ci possa anche stare. Risentire quella vecchia infanzia dentro di me, veramente. Cosa stava dicendo il ragazzino che è in me? Non sei per niente maturato, sei solo un coglione troppo cresciuto. Esatto. Numero 3, Lego Movie 2. È meraviglioso, è meraviglioso, questo sequel. È meraviglioso, se lo guardi insieme a noi. Sì, faccio schifo a cantare, lasciamo perdere. Dato che sono un amante della Lego, non potevo non mettere questo film. E con la vecchia canzone che prima cantavo, veramente, era... come dire, era una droga. Ho fatto impazzire qualche mio amico, perciò potete capirli. Numero 2, Detective Pikachu. Ragazzi, qua avevo la paura totale. Sappiamo tutti quanti cosa succede quando... sì, insomma, l'America si ritrova con il Giappone. Sì. Sì, ero spaventato. Ma secondo me può anche funzionare questa volta. Di solito la terza è quella buona. E farlo sui Pokémon, secondo me è molto divertente. Insomma, non c'è Ash, non c'è il vero Pikachu. È un altro Pikachu questo, che ha la stessa voce italiana di Deadpool. Cioè, quindi, che cosa ci potremmo aspettare? Non lo so, io spero qualcosa di buono. C'ho ancora i brividi. E alla numero 1 abbiamo Avengers 4. Finalmente. Io aspettavo soltanto questo. Avengers 4, la seconda parte. Che cosa ci troveremo qua? Thanos, dimmelo, mia dolcissima piccola prugna secca. Ti sconfiggeranno finalmente? O con quel guanto ti farei una sega infinita? Ok, vabbè, questa era orrenda. Bene ragazzi, e anche per oggi è tutto. Naturalmente non sono tanto elencati 10, però fidatevi, ce ne saranno un'infinità di altri film che usciranno. Come sempre vi ricordo di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornati per nuovi video. Scrivetemi sotto i commenti qual è il film che volete andare a vedere al cinema nel 2019. Vi ricordo come sempre di scrivere, commentare e mettere mi piace. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.